invitare uno psicologo a parlare di poesia e a parlare di arte fa subito scattare una domanda, no? E cioè, ma la psicologia può parlare di poesia? Può parlare di arte? Per rispondere a questa domanda chiediamo aiuto al padre della psicologia, quindi al fondatore della psicoanalisi, e cioè a Freud. E Freud che ci dice? Ci dice, un po' a malincuore, no? Ci dice, dobbiamo ammettere che l'essenza della creazione artistica è inaccessibile dal punto di vista della psicoanalisi. E questo è un avvertimento per tutta la psicologia, in quanto, secondo Freud, non può arrivare a cogliere l'essenza della creazione artistica, quindi l'essenza di una poesia, per esempio. E perché? Perché la psicologia cosa fa? La psicologia spiega le cose e la poesia non chiede di essere spiegata, ma chiede di essere compresa. E io posso spiegare una cosa senza averla compresa. Allora facciamo un esempio, no? Io posso spiegarvi un'emozione, tipo un pianto, facendo riferimento al sistema secretomotore che attiva l'apparato lacrimale. Benissimo, quello è il pianto, ma non mi dice nulla su quel pianto, non mi fa comprendere quel pianto. E quindi possiamo spiegare una poesia facendo riferimento all'autore, quindi spiegando la personalità dell'autore, del poeta. Benissimo, ma questo non ci dice nulla di più su quella poesia. Perché per comprendere una poesia non occorre spiegarla, ma occorre lasciarci condurre là dove essa conduce. Occorre sentire la poesia, vivere la poesia. E perché questo è possibile? Perché la poesia, come tutte le opere d'arte, quindi le creazioni artistiche, è tale perché supera la soggettività del poeta, è oltre la personalità dell'autore. La poesia inizia sì da un'emozione, una sofferenza del poeta, ma una volta finita quella parla della sofferenza di ognuno, dell'emozione di ognuno. E questo è il punto, il passaggio da un linguaggio personale a un linguaggio universale. Ed è proprio questo punto, se vogliamo, l'aspetto curativo della poesia. Cioè, attraverso la poesia io posso vedere il percorso che fanno le mie emozioni. Attraverso il linguaggio poetico è possibile esprimere emozioni che altrimenti non potrebbero essere espresse. Perché solo quel linguaggio permette di dirle. E attraverso quel linguaggio la sofferenza viene diluita, si diluisce. L'aspetto curativo della poesia è questo, cioè la poesia è evocatrice di immagini che ci ricollegano a tutto ciò che di umano ci appartiene. L'animo umano non sta scritto nei libri di psicologia, sta scritto nelle poesie, nell'arte, nella letteratura, sta lì. Ma tutto questo è stato già anticipato da un massimo esponente, uno dei massimi esponenti del romanticismo tedesco, da Hölderlin. E Hölderlin dice una cosa attualissima, e dice: la poesia ha una dignità superiore in quanto educatrice dell'umanità. Ma va avanti e dice: tutto morirà, storia, filosofia, tutto, ma solo l'arte poetica sopravviverà ad ogni scienza e ad ogni altra arte. L'arte poetica sopravviverà ad ogni scienza e ad ogni altra arte. Perché è attualissima questa cosa? Perché dire che la poesia sopravviverà ad ogni scienza oggi, che abitiamo in un mondo completamente, che ha completamente scientificizzato l'aspetto umano. No, facciamoci caso, oggi tutto quello che fa bene all'uomo è chiamato terapia, no? Quindi fa bene leggere alcuni libri, biblioterapia. Fa bene ridere, terapia della risata. Fa bene ascoltare una certa musica, musicoterapia. E di conseguenza ogni sofferenza è chiamata malattia. Quindi questo ci fa capire quanto abbiamo medicalizzato l'aspetto umano.
cioè tradotto nel linguaggio medico-scientifico le attività umane. Anche la felicità, no? Oggi non siamo più felici, oggi abbiamo un aumento di serotonina. Ma la poesia no, la poesia emerge da tutto questo perché sa che non tutta la sofferenza è malattia. Sa che la sofferenza è prima di tutto una condizione umana e come tale chiede di essere prima di tutto espressa e condivisa. Espressa e condivisa. E quindi ecco il valore della poesia, no? La poesia, quando noi ascoltiamo una poesia, non stiamo ascoltando il mondo di un'altra persona, ma stiamo ascoltando il nostro stesso mondo, la nostra stessa umanità. Stiamo ascoltando ciò che resta di un uomo quando di lui non resta più nulla.